Come organizzo la mia vita con un lavoro a 40 ore, il canale YouTube, tre figli, una moglie e un porcellino d'India. Buongiorno a tutti ragazzi, prima di iniziare lasciami un like di supporto, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e partiamo con l'organizzazione della mia vita. Sai benissimo che io sono un nerd di produttività, di organizzazione. Una cosa che mi aiuta parecchio è quello di cercare di tenere dei giorni fissi per fare le cose. Ad esempio, il sabato è la giornata dei conti di casa, entrate, uscite, bollette, ti documenti, incartamenti. In questo ultimo periodo, tra Covid, dad, mia moglie che continua a cambiare i turni, è veramente difficile avere un'organizzazione standard. Infatti una cosa che ho imparato è di essere flessibile. Prima me la prendevo un po', ora invece bisogna per forza essere flessibili. Per fare questo ho due strumenti, uno che è il mio bullet journal, anzi ho fatto un video sul mio nuovo bullet journal del 2021, se ancora non l'hai visto vallo a vedere, e poi l'altra è la mia life planner, questa ve l'ho mostrata nel video dove vi faccio vedere come pianifico i miei obiettivi. A me piace molto il cartaceo, dopo ti spiegherò invece come utilizzo la tecnologia, però grosso modo per andare a pianificare gli impegni, tutto quello che sono le cose da fare, utilizzo l'agenda o il calendario, perché mia moglie appunto ha preso questo calendario dove ci sono gli spazi per ogni componente della famiglia e lì andiamo a segnare un po' le cose che dobbiamo fare in modo da non prendere degli impegni quando anche un altro della famiglia ha preso un impegno. Questo ci ha aiutato tanto nell'organizzazione della famiglia. Poi un'altra cosa che ho imparato a fare per riuscire ad organizzare tutta la mia vita è quello di creare delle abitudini che mi aiutano quindi a rimanere sempre sul pezzo, tenere un ritmo e quindi di essere costante nelle cose che faccio. E il fatto di ragionare per abitudini è stata una cosa che mi ha aiutato in maniera pazzesca. Un'altra cosa che mi ha aiutato veramente tanto è quello di creare una giornata tipo. È vero, le giornate sono diverse, a volte ci sono degli impegni, ci sono degli imprevisti, va bene, ma io ho un po' la mia giornata tipo, che è sveglia, morning routine, poi vado al lavoro, lavoro per 8 ore, torno a casa, faccio una piccola pausa a merenda, chiamiamola così, poi mi dedico al canale YouTube per un paio d'ore, dalle 6 fino a cena, le 7 e mezza perché qui in Brianza mangiamo presto, quel tempo lo dedico alla famiglia, passo un po' di tempo con mio figlio, con mia moglie o comunque con le ragazze, poi mangio e poi vado a letto, mi guardo un po' di Netflix e mi addormento. Io ovviamente svegliandomi presto vado a dormire presto, però il fatto di aver creato appunto questa giornata ideale mi aiuta a tenere tutto organizzato. Un'altra cosa che cerco di fare per evitare di andare in burnout è quello di caricarmi troppo di impegni. Andando a pianificare di settimana in settimana cerco di creare una sorta di equilibrio nei giorni per non avere tutte le cose accumulate. Un'altra cosa importante quando vado la domenica a pianificare la mia settimana è di andare ad identificare immediatamente due cose. Uno, i miei obiettivi, che cosa voglio ottenere alla fine della settimana, e la seconda sono le priorità, cioè cosa è veramente importante per la famiglia questa settimana. E le priorità sono le prime cose che faccio. Boom, andare veramente diretto. Ok, questa è la cosa importante da fare. Fino a quando non me la sono levata di torno, non passo ad altro. Passiamo agli strumenti. Come ti ho accennato all'inizio, io sto utilizzando nell'ultimo periodo la Life Planner 2021. Non puoi essere organizzato se non hai degli strumenti, tale perché non possiamo pretendere di tenere tutto nella nostra mente, è impossibile e anzi non va bene, perché dal momento in cui tu svuoti la mente, fai brain dump e scrivi su carta i tuoi impegni, le cose che ti devi ricordare, alleggerisci la mente e riesci anche ad organizzarti meglio. Per quanto riguarda il canale YouTube e tutta la programmazione ed il piano editoriale, io utilizzo Notion. Notion è un'applicazione che c'è
sia per PC che per telefono ed è veramente spettacolare. Cioè, volendo, possiamo anche organizzare tutta la nostra vita con Notion, da bilancio familiare, dalle cose da ricordarci, dal journaling, quindi il diario. Possiamo fare veramente un sacco di cose. Ho anche fatto dei video dedicati a Notion, ho creato anche un tutorial per far sì che tu possa utilizzarlo per la tua vita. Ti consiglio di andare a vederlo, troverai sicuramente il link nella descrizione e qui in alto nelle schede. Per quanto riguarda il lavoro in team, sì, perché io sono uno youtuber da milioni di visualizzazioni, sono un imprenditore digitale, ho un team pazzesco. Non è vero, ho una persona che mi aiuta con il piano editoriale e come strumento utilizziamo semplicemente Google Drive. Per quanto riguarda il bilancio, entrate, uscite, budgeting e tutto il resto, ne ho parlato anche nel mio video dove ti racconto di come sono uscito dai debiti. Utilizzo un foglio Excel dove vado a fare il budgeting dell'anno. Lì faccio una previsione di tutte le spese che ho mese per mese e nell'anno, perché ci sono delle spese che appunto ho durante l'anno, che può essere l'assicurazione, il bollo, piuttosto che l'oratorio nel periodo estivo. Per quanto riguarda la finanza personale, i risparmi, quello è stato veramente uno strumento fantastico. Per quanto riguarda invece il bilancio familiare, quello giornaliero, tenere traccia delle spese, utilizzo il Kakebo. Questo è uno strumento veramente straordinario, io lo adoro, ne ho parlato anche in altri video, ti lascio il link nella descrizione di questo video per acquistarlo da Amazon. Per quanto riguarda le note, perché io spesso delle cose che magari mi passano per la mente, quindi per evitare di dimenticarmi devo segnarle, devo avere un qualcosa dove scrivere. Cosa è meglio del nostro fidato iPhone? Uso semplicemente le note. Sulle note del telefono io segno qualsiasi cosa. Ho sempre portata di mano, anche se non sono sulla mia scrivania, posso scrivere. Per quanto riguarda invece le abitudini, ho trovato questa app che ho definito la miglior app per organizzare la giornata ed è Productive. Questa app ha un habit tracker che è straordinario. Posso mettere tranquillamente tutte le abitudini che ho giornaliere, le abitudini che ho dei giorni specifici, ad esempio la domenica ho iniziato ad andare a correre. Poi l'ultimo strumento ancora in aiuto ci viene la carta, un bel planner settimanale che io ho utilizzato al contrario. Io questo ce l'ho sempre sulla scrivania, infatti se vedete qui è un po' la strategia per i miei video YouTube, alcune cose perché ho frequentato un piccolo corso per imparare a fare video e mi sono segnato delle cose che mi devo ricordare qui. Poi, allo stesso modo, quando ho bisogno di mettere qualcosa su carta, mi piace avere spazio e quindi lo uso per scarabocchiare. Cioè, tutto quello che mi passa per la mente, a volte devo scrivere, devo prendere appunti, devo segnare un numero di telefono, devo ricordarmi una cosa. È un po' uno sfogo questo planner settimanale dove scarabocchio senza pietà e dove metto qualsiasi cosa. Bene ragazzi, quindi con questo video abbiamo finito. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, ditemi cosa utilizzate voi per organizzare la vostra vita e le vostre giornate, lasciate un like, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo al prossimo video.